Allora, oggi cominceremo il nostro lavoro sulla penisola scandinava. La penisola scandinava è composta da tre nazioni: la Svezia, la Norvegia e la Finlandia. Parliamo ora della morfologia della Svezia. Alcuni elementi importanti sono le Alpi scandinave. La Svezia è ricchissima di corsi d'acqua e laghi. I fiumi nascono sulle montagne occidentali e scendono verso est per gettarsi nel Mar Baltico. I laghi sono quasi tutti di origine glaciale. E i più importanti sono il lago Vänern, che è uno dei più grandi d'Europa, il lago Vättern e il lago Mälaren. Questi ultimi due si trovano non lontani dalla capitale Stoccolma. Le isole più importanti invece sono le isole Gotland e le isole Åland. La Svezia è bagnata dal Mar Baltico, che incuneandosi tra Svezia e Finlandia forma il Golfo di Botnia. La Svezia è divisa in tre regioni. A nord il Norrland è quasi interamente montuoso, a eccezione della zona vicino alla fascia costiera. Al centro invece si trova la regione dello Svealand, che è caratterizzato da pianure costiere nella parte orientale e da bassi altipiani più a ovest, al confine con la Norvegia. A sud si estende il Gotland, formato da una zona di antiche e basse colline e dalla penisola della Scania, anch'essa pianeggiante. Il clima è temperato vicino al mare, quindi con inverni freddi ed estati brevi. Nell'entroterra montuoso il clima è molto più rigido e diventa di tipo subartico nelle regioni a nord del circolo polare artico. Il territorio è quasi interamente coperto da foreste, mentre nell'estremo nord si estende la tundra artica. Continuiamo con l'ordinamento politico. La Svezia è una monarchia costituzionale. La nuova Costituzione conferisce al sovrano un ruolo puramente rappresentativo. L'autorità suprema è rappresentata dal Riksdag, un parlamento unicamerale. È su indicazione del Parlamento che viene scelto il capo del governo e il primo ministro. La Svezia è membro dell'Unione Europea, ma ha deciso di non adottare l'euro. Con i settori economici riguardanti la Svezia. Cominciamo a parlare del settore primario. L'agricoltura è estremamente meccanizzata. Vengono coltivati soprattutto barbabietole da zucchero, cereali e patate. L'allevamento è un settore importantissimo nel paese e rappresenta una voce rilevante nell'economia svedese, fiorente soprattutto quello dei bovini, dei suini e delle renne. La produzione di legname rappresenta uno dei cardini dell'economia nazionale ed è organizzato e pianificato secondo scrupolose metodologie. E il sottosuolo è ricco di minerali che permettono di ricavare notevoli quantità di uranio, rame, zinco e ferro. Andiamo con il settore secondario. Le industrie più attive sono quella siderurgica e metallurgica e della lavorazione del legno, del legname. A questi si affianca le produzioni più avanzate come quella chimica e farmaceutica, il settore automobilistico e quello delle telecomunicazioni. Continuiamo con il settore terziario. I servizi sono molto sviluppati e, uniti a un'efficiente rete di trasporti, permettono alla Svezia di essere ai primi posti in Europa nei settori commerciale, bancario, finanziario e assicurativo. In costante crescita è infine il turismo. Continuiamo con le città più importanti. Importanti sono Stoccolma, Malmo, Uppsala e Göteborg. Stoccolma è la capitale della Svezia e si possono visitare il Museo Nazionale,
che conserva capolavori della cultura europea, e il Museo Nordico, che illustra la cultura e i costumi svedesi nell'ambito della più ampia Scandinavia. A Stoccolma anche i morti hanno un tenore di vita più alto, infatti possono essere sepolti nel cimitero del Bosco, un'area sepolcrale dichiarata patrimonio dell'UNESCO. Fra gli altri, qui vi è sepolta anche la famosa attrice Greta Garbo. Malmö è un'altra città molto importante. L'edificio più famoso e visitato è lo spettacolare Turning Torso, che è un grattacielo che sembra attorcigliarsi su se stesso. Molto visitata e molto apprezzata, anche se diciamo si trova lungo acque gelide, è la spiaggia del Ribersborg, che è la spiaggia più importante di Malmö. Uppsala è un'altra città molto carina che non dista molto dalla capitale, Stoccolma. E i simboli della città sono la cattedrale e l'università, che diciamo rispecchia il ruolo culturale di Uppsala. Infatti, che Uppsala viene appunto definita la capitale culturale della Svezia. Göteborg è un'altra città molto carina e è una destinazione turistica frequentata molto anche dai più piccoli, perché proprio vicino alla cittadina si trova il parco dei divertimenti di Liseberg, molto famoso, e anche il porto. Continuiamo con la storia della Svezia. Praticamente la Svezia fu popolata dai vichinghi, dai goti e dagli svear, dai quali prese il nome. Con l'unione di Kalmar fu annessa alla Danimarca. Durante il regno di Gustavo I Vasa, la Svezia riacquistò l'autonomia. Durante il XIX secolo si scontrò con Napoleone e con la Danimarca sua alleata. In seguito alla sconfitta ottenne l'annessione della Norvegia. Sempre durante l'Ottocento fu colpita da una carestia, che causò un forte esodo verso le Americhe. In seguito si avviarono una serie di riforme sociali, grazie alle quali è diventato uno dei paesi più avanzati del mondo. Durante i due conflitti mondiali si dichiarò neutrale. Continuiamo con la popolazione e la società. La Svezia è uno dei paesi con la minore densità abitativa in Europa. È inoltre uno dei paesi con la speranza di vita più alta del mondo e una delle 5 nazioni con il più basso tasso di mortalità infantile. La crescita demografica è dovuta esclusivamente agli immigrati. La lingua parlata è lo svedese. Nell'estremo nord del paese vive una minoranza Sami, un'antica popolazione seminomade con cultura e tradizioni particolari, che è stata riconosciuta dallo Stato. La religione più praticata è la protestante, la luterana, e c'è molta tolleranza religiosa nei confronti delle altre confessioni. Qui possiamo vedere alcune immagini riguardanti la popolazione e la società della Svezia e quella densità abitativa. Il verde rappresenta una densità abitativa bassissima, diciamo, mentre si vedono solo dei piccoli spiragli di densità abitativa più elevata solamente in queste due zone, mentre qui la densità abitativa è molto molto bassa. Adesso parliamo della Norvegia e cominciamo con la sua morfologia. L'intero territorio norvegese è occupato dalle Alpi Scandinave. La Norvegia è bagnata da molti mari, a nord dal Mar Glaciale Artico e dal Mar di Barents, a ovest dal Mare di Norvegia e a sud dal Mare del Nord. La nazione è ricca di laghi di origine glaciale. Durante le ultime glaciazioni, i ghiacciai hanno scavato sul fianco delle montagne valli lunghe e strette che, al ritiro dei ghiacci, sono stati invasi dai mari, trasformandosi nei caratteristici fiordi norvegesi.
Atlantico lungo le coste, più continentale dell'entroterra, mentre a nord, oltre il circolo polare artico, diventa subartico. Adesso parliamo della storia dell'ordinamento politico della Norvegia. Allora, la Norvegia fu patria dei vichinghi. Unita a Svezia e Danimarca, la Norvegia alternò periodi di indipendenza a fasi di assoggettamento agli altri due regni della regione. Rimasta neutrale nella prima guerra mondiale, nel secondo conflitto fu invasa dalla Germania. Ordinamento politico. La Norvegia è una monarchia costituzionale. Sono stati indetti due referendum per decidere l'entrata della nazione nell'Unione Europea, ma entrambi hanno dato esito negativo. Adesso parliamo della popolazione della città della Norvegia. La popolazione norvegese si concentra prevalentemente sulle coste meridionali e intorno alla capitale, Oslo. A nord, nella regione della Lapponia, vivono i Sami. La lingua ufficiale è il norvegese. La religione più diffusa è il protestantesimo luterano. Qui ecco una famiglia Sami, una comunità Sami, e qui possiamo vedere l'ansità abitativa della Norvegia. Le città più importanti sono Oslo e Bergen. Possiamo vedere qui, che è la capitale, e Bergen. Parliamo dell'attività economica della Norvegia. Cominciamo con il settore primario. Nell'agricoltura, diciamo, i prodotti più coltivati sono le patate e i cereali. Importante è l'allevamento di bovini, suini e delle renne, soprattutto nella regione della Lapponia. Importantissima è la pesca, che è la prima in Europa per quantità di pescato. Una risorsa fondamentale della regione è costituita dai giacimenti di petrolio e gas naturale del Mare del Nord, ampiamente sfruttati grazie alle piattaforme petrolifere. Al settore secondario. L'industria è impegnata soprattutto nella raffinazione, del petrolio, e nella lavorazione del legno e dei prodotti della pesca. Adesso parliamo del settore terziario. I servizi sono sviluppati nei settori bancario, informatico e della ricerca scientifica. In costante crescita è il turismo. Ora passiamo a un'altra regione, la Finlandia, e cominciamo parlando della sua morfologia. Il sud della Finlandia è pianeggiante o lievemente collinare, caratterizzato da numerosi laghi, spesso collegati tra loro. Il più ampio tra questi è il Saimaa, che è il quarto lago d'Europa per estensione. Lungo la costa meridionale, affacciata sul Mar Baltico, che qui forma il Golfo di Finlandia, si trovano moltissime isole, raggruppate per la maggior parte nell'arcipelago delle isole Åland. Allora, il clima è continentale, con inverni freddi in parte mitigati dal mare, lungo le zone costiere. E nella regione della Lapponia, a nord del circolo polare artico, il clima è subartico, con estese foreste di conifere, e all'estremo nord la tundra artica, qui ecco la tundra, e le foreste di conifere. Parliamo della popolazione delle città della Finlandia. La maggior densità di popolazione si registra nelle zone costiere e nella fascia meridionale del paese. La lingua maggiormente parlata è il finlandese o finnico. L'altra lingua ufficiale è lo svedese. Nel nord del paese, in Lapponia, vivono migliaia di Sami. La regione più diffusa è il protestantesimo luterano. Le città più importanti sono Helsinki e Tampere. Ecco qui Helsinki, che è anche la capitale della Finlandia, e Tampere.
Adesso parliamo della storia dell'ordinamento politico della Finlandia. La Finlandia fu abitata anticamente dai Sami e fu successivamente colonizzata dai Finni, da cui prese il nome Finlandia. A lungo dominata dalla Svezia, e la Finlandia alternò nei 2 secoli successivi periodi di indipendenza ad altri di assoggettamento nei confronti della crescente potenza russa, che la invase durante la Seconda Guerra Mondiale. La Finlandia è una repubblica parlamentare, è membro dell'Unione Europea ed è finora l'unico paese scandinavo ad aver adottato l'euro come moneta ufficiale. Adesso parliamo un po' delle attività economiche della Finlandia. Cominciamo col parlare del settore primario. L'agricoltura è praticata in modo intensivo e si basa sulla coltivazione di cereali, patate e barbabietole. L'allevamento interessa soprattutto i bovini e gli animali da pelliccia, oltre che le renne. Voci importanti dell'economia nazionale sono anche la pesca in mare e l'estrazione mineraria del rame. Passiamo ora al settore secondario. L'industria tradizionalmente si basa sui settori della lavorazione del legno e della produzione della carta. Negli ultimi decenni, però, l'economia industriale è trainata dalle industrie attive nel campo dell'elettronica e delle telecomunicazioni. Parliamo ora del settore terziario. I servizi sono di alto livello e in costante miglioramento, soprattutto nel settore finanziario e turistico.